Nel corso del congresso Agora che si svolge quest'anno, siamo tutti emozionatissimi di partecipare di nuovo a un congresso in presenza organizzato così bene, seguendo alla perfezione tutte le regole per la protezione anti-Covid. Faremo una sessione, ho organizzato una sessione su medicina estetica e social media. Su quello che è il mondo del digitale, oggigiorno sempre più importante, oggigiorno sempre più presente anche la medicina estetica nel mondo internet, nel mondo del digitale. Ma noi medici dobbiamo essere attenti nel modo di proporre le nostre metodiche, le nostre tecniche sui social media, dobbiamo essere corretti, etici, questo è molto importante. Ho pertanto invitato a parlare medici come relatori per spiegare il rapporto con il paziente sui social media, il dottor Marino Pessina, capo di un ufficio stampa molto prestigioso per capire anche l'influenza della stampa e quindi sul nostro lavoro, su quella che può essere una comunicazione non solo digitale, il dottor Paolo Luino che da molti anni segue siti medici. L'avvocato Plevani che invece ci spiegherà quali sono le regole che dobbiamo assolutamente seguire per poter presentare quello che noi facciamo, il nostro lavoro, le nostre tecniche, la nostra esperienza sui social media e anche la signora Michela Taccola, una blogger del campo della medicina estetica, perché blogger e influencer possono essere molto importanti nel comunicare i messaggi chiave, ma è anche importante comunicarlo in modo scientifico, in modo corretto. Vogliamo veramente distinguerci per portare avanti anche su internet, anche sui social media, anche sulla stampa, un discorso di etica, di scientificità e di correttezza. È cambiato molto il rapporto con il paziente negli ultimi anni. I pazienti cercano informazioni su internet, cercano informazioni sui siti, a volte non percepiscono che la cosa più importante è la sicurezza, un rapporto di fiducia con un medico che segua determinati protocolli, che sia attento nella scelta dei materiali, attento soprattutto più ancora che al miglioramento estetico a tutelare la salute del paziente. Il medico deve sempre metterla in primo piano e deve sempre aiutare il paziente a ottenere miglioramenti che siano naturali, che siano naturali non solo nella statica ma anche nella dinamica. E non seguire le mode, ma seguire dei canoni estetici importanti per non far sì che le nostre correzioni siano visibili e che rendano il paziente ridicolo invece che più naturale, più bello, più fresco, più giovane.